Occhio alla chela! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Sì, come state, ben ragazzi? Ben sintonizzati. Bene, siete arrivati qui e questo è il canale giusto di cucina, fatto apposta per quelli che amano cucinare, amano divertirsi in cucina e non solo in cucina. Oggi una cosa molto chic. Afrodisiaca? Molto buona. Buona. Molto fresca, molto estiva, molto ricca, molto va bene, di molto classe. Che ci hai rotto. Scusa, ma ho fatto il risotto, ho fatto un riso. Sei veramente una spalla sbilenca. Oggi una buonissima insalata di riso all'astice, riso nero venere e astice prelibato per un menù davvero garbato. E allora basta, prima che mi dia botte, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima insalata nera di astice. È veramente un piatto estivo meraviglioso che vi farà fare una gran bella figura per una cena estiva tra amici, ma anche per un semplicissimo pranzo in famiglia. Sì. Io gli astici li ho presi alla Lidl, ne ho presi 4 perché erano in offerta a 1,99. Mi sono accertata con la signorina che non fossero a 1,99 perché la catena del freddo era andata perduta. Ma dice, la catena era intera, giusto? La catena era intera, dice che era una svendita che loro fanno ciclicamente. Io mi sono fidata e spero bene. Se muoio, se mi viene un'intossicazione, sappiate che è colpa della Lidl, denunciateli al posto mio. Poi del sale, 1 o 2 spicchi d'aglio, un piccolo avocado, un po' di cetriolo. Io metterò delle favette al vapore, delle olive verdi, dei carciofi, questi sono buonissimi, sono i carciofi alla romana della Lidl, sono spettacolari. Poi 300 g di riso nero venere cotto, lessato con un po' di sale e poi raffreddato sotto il getto dell'acqua, molto semplicemente. Quello che ho usato è questo perché è nero ed integrale ed è buonissimo, si cuoce anche abbastanza velocemente, in 18 minuti. E poi naturalmente olio extravergine di oliva. Cominciamo subito. Questo è un piatto che io sto preparando per 4 persone e come prima cosa prepariamo il salmoriglio, così lo chiamiamo da noi, questo intingolo fatto di limoni, olio, aglio e sale, che serve per condire il pesce. Chi vuole ci può mettere anche il prezzemolo? Chi vuole ci può mettere anche il prezzemolo, ormai mi conoscete, a me il prezzemolo non piace, quindi lo evito. Ma a me piace il prezzemolo. E va bene, ma a me no. Prepariamo il salmoriglio, che in dialetto si chiama salamariglio. Sì, sì, dipende da dove si va, insomma. Da voi come si chiama questo intingolo? Fateci sapere. Si chiama intingolo. Versiamo un po' di sale. Tritiamo finemente uno spicchio d'aglio. Se volete e se vi piace, al posto dell'aglio potete aggiungere del ginger. Per chi non ama l'aglio e vuole un gusto ancora più fresco, io invece lo faccio più secondo una tradizione siciliana. Voi, magari, che non amate l'aglio, mettete del ginger così, a pezzettini. E poi 3 cucchiai d'olio. Io metto una grattugiatina di scorza, fatelo solo se il vostro limone è biologico. Mescoliamo bene il tutto e mettiamolo da parte. Di un astice prendiamo la polpa interna. Fatti 2 astici, ripulisco anche gli altri. Adesso prendiamo il nostro avocado, che non deve essere troppo maturo, e tagliamolo a tocchetti. Sgocciolo qualche oliva in salamoia. Apro le mie favette, un paio di carciofi, taglio a pezzettini. Sono buonissimi questi carciofi, ragazzi, veramente buoni. E come vedete anche belli sodi, non perdono la compattezza. Quelli di Lucia hanno quel tocco. Ma tu non li hai assaggiati quelli di Lucia?
E quindi Lucia, dai, manda qualche barattolo. No, che lei te li manda davvero. Ah, sì, lo so. È un pizzico, proprio poco, di cetriolo per dare quel croccante al tutto. Anche questo tagliatelo in pezzetti piccolini e taglio a pezzettoni l'astice, senza romperlo più di tanto, perché io voglio che i pezzi di astice siano ben evidenti. Ho dimenticato di affettare le olive. Affettiamo le olive e siamo pronti per assemblare il piatto. Dapprima il cetriolo, poi le olive. Perché, voi direte? Perché io l'elemento con l'olio lo metto alla fine. Quindi l'astice, l'avocado e il carciofo. Metto le favette, rigiro un po' il tutto a secco, tanto c'è l'olio dei carciofi. Che bella, che bei colori! E adesso verso il salmoriglio, facendo attenzione di filtrare l'aglio, perché sennò addio. Ok, tanto l'olio ormai si è insaporito ben bene. Spremo un po' di sapore d'aglio, ne prendo proprio due pezzetti con il cucchiaio e metto dentro, giusto per insaporire. Guardate che bella, nera, arancio e verde, veramente stupenda. Preparo il piatto e adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, avete visto? Questo risotto è veramente ricco, buono. Potete arricchirlo con qualsiasi altra cosa. Potete mettere quale altro pesce in No, mi piace così. No, potete mettere anche i gamberetti o le mazzancolle o l'aragosta. Io l'ho fatto con l'astice, un bel crostaceo di classe a prezzi più abbordabili e soprattutto tutti gli ingredienti verdi perché ricordano il dollaro sonante, quindi... Sì, sì, ho voluto fare un piatto molto Trump. Suggerisci di molto Trump. Sì, vabbè, suggerisci di arricchirlo con un po' di succo di limone? Sì, sicuramente sì, ma io il succo di limone l'avevo messo già nella tessina, vero, hai ragione. Dici cose no sense. È riso nero di Venere che ricorda il petrolio. Io lo chiamerei il riso Trump. Perché stai dicendo? No, sì, per favore, no, non sta simpatico. Vabbè, non sta simpatico, ma vedrai che dopo che mangiano questo riso qualcuno starà più simpatico. Quindi provate. Io non lo chiamo così, non mi piace. Ma perché? Io ho fatto questi accostamenti pensando all'America ricca, quindi ho pensato al verde del fruscio del dollaro per i vari ingredienti, al riso nero Venere perché mi ricordava il petrolio e l'aragosta, vabbè, che ho preso come... Siamo italiani, quindi ci ho messo l'astice come modello di ricchezza. Da assaporare con uno champagne e la vita sarà tutta un'altra cosa. Ma che sta dicendo? Niente, ragazzi. Bene, ragazzi, vi posso assicurare che champagne non ne ha bevuto e quindi non so cosa sia successo. Bene, e quindi condividete, mi raccomando, questo video, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, rendete le vostre pagine Facebook ricche e allegre. E Donald Trump non verrà mai ad alzare pareti a casa vostra. Bene, noi ci vediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao!